Frank, se dovesse capitarti una cosa del genere, torna Benito Mussolini e ti chiede di farlo andare in TV, come ti comporteresti? Se gli credessi vorrebbe dire che sono pazzo e quindi dovrei prima, cioè se sono convinto, non lo so come reagirei, però non lo vorrei portare in giro Mussolini, avrei molta molta paura. È un film che è un po' anche un esperimento, no? E forse qui anche con il regista potremo parlare. È un po' anche un esperimento, nel senso, no? Vediamo che cosa succede agli italiani, come reagiscono. È un esperimento anche i suoi risultati. Quindi sono più quelli che hanno avuto piacere a rincontrare Mussolini, finto ovvero che sia, o sono più quelli che invece hanno insultato o sono scappati? Credo che siano stati più quelli che hanno fatto i selfie, ecco, più di tutti. Poi abbiamo visto i saluti romani, poi qualcuno che straparlava, un po' di confusione, molti che quando vedono la telecamera vogliono andare in TV, e dunque in qualche modo non c'è stata proprio l'immagine di un paese così, però bisogna anche pensare che loro incontravano un attore, non incontravano il Mussolini vero. Frank, secondo te ci dobbiamo preoccupare da queste reazioni? No, secondo me preoccuparsi deve voler dire fare qualcosa, nel senso ognuno da cittadino deve avere un senso civico e cercare di informarsi di più e di creare dibattito pure, perché quello che fa il film, secondo me, quando finisce non dà delle risposte il film, però ti fa fare un sacco di domande, anche persone più pigre rispetto al pensiero. Secondo me il film crea questo meccanismo di introspezione nelle persone, perché poi tipo c'è una scena bellissima di tutte le ultime notizie degli ultimi 30 anni, non so, che c'è un collage, e poi il finale del film che non dirò, però ti lascia con questo senso, ma po posso fare qualcosa? Oppure che cosa sta succedendo? Ecco, alcuni non se lo chiedono più, alcuni vanno avanti per inerzia.